questo è un video dedicato ai prodotti che acquisto al supermercato. In questo caso vi parlerò dei prodotti che acquisto a questo supermercato da cui sono appena andata, tornando dall'ufficio. Sto parlando dell'Inss, che è un discount. Diciamo che questo discount l'ho scoperto negli ultimi 6 mesi, non ero mai stata e qui acquisto solo alcuni prodotti in realtà che ora vi vado a mostrare. Allora, i prodotti che ho comprato oggi li ho già comprati, forse giusto uno, è una novità. Allora, partiamo non dal cibo, ma partiamo dal non cibo, ovvero il beauty. Allora, l'Inss sapete che io vi ho già mostrato diverse volte i prodotti. Questi sono dei prodotti bio, sono certificati ICEA e li trovate appunto in questo discount che è appunto l'Inss. No, Inss appunto. Penso che ci sia un po' in tutta Italia, direi. Comunque vi lascio il link del sito per poter vedere dove si trova dalle vostre parti. E hanno dei prezzi fantastici, ma non solo bio beauty, ma anche bio cibo. Quindi adesso vi farò vedere. Il sapone liquido, ragazzi, ne ho comprati veramente tantissimi. Nel giro di 6 mesi ne avrò comprati tipo 6, 7, 8, una cosa del genere. E l'ho ricomprato, questo appunto l'ho comprato oggi perché l'ho terminato nella casa in campagna e me ne sono accorta appunto questo weekend, quindi il prossimo weekend vado su con questo. Sono 300 ml e ha un prezzo bassissimo, 1 euro e qualcosa. Comunque vi lascio tutti i prezzi perché ho tenuto lo scontrino. Sempre di questa linea bio, compro con frequenza questo shampoo che è lo shampoo biologico ideale per tutti i capelli. È uno shampoo delicato, me ne ho già parlato, molto liquido, molto fluido, molto leggero, diciamo. È anche questo certificato ICEA. L'Inci è buono, ovviamente. Cosa volevo dire? Mi piace tantissimo utilizzarlo, mi lascia i capelli morbidi. Questo contiene proteine del riso e olio di semi di lino. Comunque, ve ne ho già parlato, fa parte dei miei top 5 shampoo preferiti. Ho fatto un post sul blog, ma farò anche un video. E invece il sapone liquido contiene le proteine del grano e l'olio essenziale di bergamotto. È buonissimo! Buonissimo, ovviamente non contiene parabeni, conservanti, coloranti, ovviamente. Mi cade tutto, sempre. Utilizzo, che ora l'ho terminato, non l'ho più ricomprato, mi sono dimenticata perché pensavo di averlo. Può darsi che in scorta lo abbia, ma non so dove l'ho messo. Il bagno doccia, quindi il bagno doccia è un flaccone più grande, quindi sarà un 400? Sì, penso di sì. Il bagno doccia anche con quello mi trovo benissimo, lo trovo delicato per tutti i giorni, non mi irrita, non, insomma, buonissimo. E anche quelli, insomma, i prezzi sono bassissimi. Poi andiamo avanti. Della linea beauty, oggi ho comprato un nuovo prodotto, non è bio però, questo non è bio ed è questo, ma per provarlo, solo per provarlo, è la linea Quovis struccante occhi. E stavo guardando l'Inci, non me ne capisco granché, ma non mi sembra, ma non lo so, non mi pronuncio. Metti a fuoco, metti a fuoco. Ah, no, ma non lo so. Comunque, questo appunto non è bio, questo è l'Inci e vedremo com'è. Vedremo com'è. Al massimo lo utilizzo come leggero struccante viso, se non mi strucca gli occhi, come mi è già capitato con un altro del tuo D, la Dicare. Vabbè, ma voi direte cosa ce ne frega? Benissimo. Ho ricomprato questi che non sono malvagi come salviettine struccanti. Queste sono sempre appunto della Quovis, non sono bio. Sono meglio di quelle altre che vendono sempre all'Inss, perché all'Inss trovate queste due. Queste sono le Quovis e queste sono le Aline. Queste sono meno valide, però insomma per togliere gli swatches vanno benissimo, tipo 1,29 euro, 1,39 euro. Ma oggi ho ricomprato queste. Le Quovis, che appunto vi ripeto, non sono bio, con olio di mandorle dolci e di oliva. Cosa dice qui come Inci?
come inci mi sa che non è proprio per niente buono. Eccolo qua. Ok, poi direi che beauty termina qui. Sì, allora passiamo a tutti i prodotti cibo che io compro regolarmente all'INS. Quindi circa, non so, una volta a settimana, ogni 10 giorni o 2 settimane, ora non mi ricordo. No, facciamo ogni 2 settimane perché ogni settimana non vado. Allora, primo fra tutti, proprio il primo prodotto della linea bio, sono queste. Io sono pazza di queste crostatine. Sono crostatine ai mirtilli biologici o biologiche, perché c'è scritto a crostatine biologiche, vabbè, comunque. Sono buonissime, a me piacciono davvero tanto. Ovviamente non sono crostatine come quelle che mangiate, ovviamente hanno un gusto leggermente diverso, ma sempre molto buono perché ovviamente sono meno dolci, insomma, hanno ingredienti buoni. E qua all'interno ce ne sono 6, mi sembra, direi di sì. Non c'è scritto, comunque sì, sono 6. A me piacciono davvero tanto, sono fasciate all'interno singolarmente, quindi le potete anche portare, ad esempio, a volte una me la porto in ufficio. Cosa vi volevo dire poi? Agricoltura biologica, c'è il tatto qua che sta facendo disastri, è agitatissimo, fa il pazzo. E insomma, fatemi sapere se li avete provati. Ci sono anche all'albicocca, me ne sono accorta soltanto oggi, non li avevo mai viste. Sì, Tato, vuoi farti vedere? Dai, dai, amore, fatti vedere come sei bello. Sì, amore, guarda, guarda, guarda così ti fai vedere. Aspettate, che voglio che lei... No, niente. Oh, vabbè, dai, è troppo simpatico, veramente. Una botta di vita, lui è stato veramente una botta, una simpatia unica. Vabbè, sì, amore, sì, poi viene la mamma, sì, un amore folle, va bene. Sì, amore, vuoi passare di qua? Va bene. Allora, mettiamo via. Poi, altro preferitissimo, sempre mio, sono questi, i mini strudel alla mela. Li conoscete? Sono buonissimi. Un unico difetto, io li apro e mangio tutta la confezione. Ce ne sono 10. Aspettate, sono 2, 4, 6, forse sono 8. Sono fatti così. Sono buonissimi. Buonissimi. Poi vabbè, io vado pazza per la mela, confettura di mela, tutto che riguarda la mela, i succhi, eccetera. Sono 100 grammi. E anche questi insomma hanno un ottimo prezzo. Fate conto che tutta la spesa che vi farò vedere ho speso 13 euro, 14 euro. Poi. Allora, succhi, parlando appunto sempre di succhi, ho preso questi che sono quelli, come si chiamano? Vabbè, avete capito? Mi viene da dire stick, ma cosa sto dicendo? Vabbè, questo è il succo, polpa di pera biologica. Ma c'era anche nel frattempo, scusate l'intrusione, non viene mai nei miei video, ma oggi ha deciso di, si vede che vede cibo, pensa che sia per lui, in realtà rimarrà deluso. Tato, amore, amore, niente, andato via. Quindi dicevo, succo e polpa di pera, c'era anche altri gusti albicocca, pesca, sì, l'ho preso così alla pera che sono 3. Sono 3, sì, 3 per 200 ml, esatto, e anche questo appunto è bio, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ho preso il succo di mela in vetro, eccolo qua, ed è appunto il succo di mela biologico, sono 500 ml. E questo una volta aperto, però, quanto ogni, dopo qua, ah, ecco, conservare in frigo e consumare entro 3 giorni. Ma sì, assolutamente sì. Mi piace davvero tanto. Poi, appunto, i prezzi sono anche molto buoni, oltre a essere molto validi i prodotti. Poi c'è un prodotto di cui sono golosissima, perché io, oltre che del dolce, sono molto golosa anche del salato. E questi proprio mi fanno impazzire.
eccoli qua. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti perché sono troppo curiosa. Sono i tostarelli di farro. Ah, buonissimi, troppo buoni. Sono fatti così, sono dei tipo grissini, però sono più cicciotti e più corti, insomma, uno via l'altro. Gustosi, buonissimi. Questi sono 250 ml. E insomma, cerco di farli durare perché se no fosse per me, sarei sempre a mangiare a qualsiasi ora del giorno. Prodotto che mi piace tanto sono le penne rigate integrali biologiche. Questa è una confezione da mezzo chilo, costano pochissimo. Ora non mi ricordo i prezzi, ma ce l'ho qua lo scontrino, eccolo qui. Allora, lo scontrino, eccolo qui, vedete, 16 marzo, cioè oggi, alle 15:35, uscita dall'ufficio, poi mi sono fiondata. Questo è l'INS, diciamo, verso Corsa Italia, in via Casaregis in realtà. Eccolo qua. Allora, vabbè, poi vi lascio tutto scritto. Comunque, tanto per dirvi, le penne costano esattamente 69 centesimi. Avete capito bene? 69 centesimi. Poi, cosa ho preso ancora? Ho preso il latte, questo bio. L'ho preso, questo latte microfiltrato intero biologico. L'ho preso intero perché poi comunque... Cioè, io in realtà nel fine settimana lo bevo scremato. Ma perché lo bevo con Antonio, comunque vabbè, insomma, a voi non interessa, lo bevo intero perché non ho problemi, anzi ho fatto gli esami proprio di recente, l'analisi di recente, e ho il colesterolo a 128, cioè più basso di così si muore. Comunque so, in genere lo bevo, l'ho sempre bevuto scremato, però l'ho preso intero perché appunto non avendo problemi. Comunque, questo in realtà forse non l'ho mai preso, sapete? Ora che ci penso, no, questo non l'ho mai preso. Comunque questo è un litro e basta, direi che vi ho fatto vedere tutto. Sì, sto guardando, ma direi di sì. Quindi questi erano tutti gli acquisti fatti oggi all'INS, ma che normalmente faccio, a parte giusto questo prodotto che non ho ancora mai provato, e forse anche il latte. Tutti gli altri sono prodotti che ho testato, ritestato, mangiato e rimangiato. E fatemi sapere se li avete provati anche voi, se li avete acquistati anche voi. Vedete, ho speso 13,95 euro, pazzesco, e niente, al prossimo video.